Questo programma è realizzato in collaborazione con Emma Villas, ville casali in affitto in Italia. Buonasera e bentornati a Sottorete in questa ultima puntata di Sottorete on the road. Oggi non proprio on the road perché sono ancora qui dentro ai nostri bellissimi studi di Siena TV, perché oggi è veramente l'ultima puntata che chiude questo anno difficile per la Emma Villas UB Siena, caratterizzato da alti e bassi, lo abbiamo visto, ma che comunque è concluso bene con la salvezza e quindi la permanenza in A2. Ma che guarda già al futuro, al prossimo campionato 2022-2023 e si apre così il grande lavoro che c'è da fare quest'estate per ricostruire il nuovo roster e soprattutto il nuovo progetto, un progetto che è stato spiegato proprio dal presidente Gianmarco Bisogno durante una conferenza stampa di venerdì scorso, in cui si è presentato questo nuovo progetto, questo nuovo corso che rappresenta un po' il rilancio della Emma Villas UB Siena, su cui tornare ad investire e spendere per poter tornare in pochi anni proprio in quella tanto agognata voluta Superlega. Di questo progetto farà parte sicuramente il coach Paolo Montagnani, che è stato ufficializzato proprio 2 giorni fa e che è stato un po' l'artefice di questo percorso verso la salvezza. Quando è arrivato, insomma, l'Emma Villas era veramente in grandissime difficoltà, ma oltre a Montagnani, diciamo che in questa nuova Emma Villas è avvenuta un po' una rivoluzione societaria, una rivoluzione dirigenziale. Infatti c'è un nuovo direttore sportivo, Gabriele Cottarelli, un nuovo direttore commerciale, Vittorio Angelaccio, e Fabio Michini, ex a questo punto direttore sportivo, sarà il nuovo vicepresidente e direttore generale. Ma non solo di questo ha parlato il presidente, perché ha parlato anche un po' di mercato, si è lasciato andare, ha parlato anche di stranieri, perché cambierà la regola degli stranieri, potranno essere 2 stranieri finalmente schierabili nei sestetti di A2, uno comunitario e uno extracomunitario. Ma ovviamente sentiamo un po' i punti fondamentali direttamente dalle parole del presidente Gianmarco Bisogno di questa Emma Villas 2.0, proprio come l'ha definita lui. Mi sono trovato in qualche maniera a un bivio se continuare in un percorso in un certo modo, lasciare un determinato sviluppo che noi abbiamo fatto, ridimensionando un po' la struttura, o, come terza ipotesi, rilanciare, quindi rimettere in discussione e rimettersi in gioco come è nel nostro stile, come è nella nostra storia. Noi abbiamo passato degli anni, sapete tutti, splendidi. La nostra società, va ricordato che ha fatto fino alla 2, ha vinto praticamente tutto. Abbiamo fatto l'anno di Superlega, che è stato anche un po' sfortunato. Quindi io ho rivisto, ho riprovato dentro di me quelle emozioni, quelle sensazioni che mi mancano, che mi stanno mancando, e ripeto, non solo per fattori legati a qualcuno, ma anche per il fattore storico che abbiamo vissuto, legato appunto al Covid in particolar modo, e ho ritenuto che anche per un progetto sportivo, ma anche imprenditoriale, per me e per i nostri imprenditori che sono con noi, abbiamo pensato di ripartire e cercare di dare slancio a questo percorso. Lo devo a me, lo devo alle persone che ci lavorano e a tutti gli imprenditori che in questi anni ci hanno dato fiducia. Lo devo alla città di Siena, lo devo alla nostra amministrazione, che comunque ha un punto di riferimento concreto e leale come è sempre stata l'Emma Villas, e quindi abbiamo fatto degli aggiustamenti. Io ho dovuto obbligatoriamente far sì di trovare una figura alternativa a Guglielmo Nova, che sostituisce sull'ambito commerciale solamente, quindi avremo un nuovo direttore commerciale che va a sostituire Guglielmo, e in questi 2 mesi verrà traghettato, diciamo così, nel rapporto con i nostri sponsor. E è il dottor Angelaccio, Vittorio Angelaccio, che è oramai un personaggio legato al mondo del marketing sportivo
piuttosto riconosciuta a livello nazionale, ha un'esperienza recentissima nel mondo del calcio con la Lega Pro. Ho pensato di mettere una nuova figura che sarà il nuovo direttore sportivo, che va in sostituzione di Fabio Michini, che conoscete tutti, e sarà Gabriele Cottarelli. Quindi Gabriele Cottarelli sarà il nuovo direttore sportivo, quindi la persona sul campo, sarà sul palazzetto, sarà la persona che insieme all'allenatore e alla società naturalmente costruirà la nuova squadra per la prossima stagione. Gabriele è uno che ha fatto, devo dire, anche un po' la storia della pallavolo, ha partecipato a tante esperienze sia come allenatore, poi come direttore sportivo, non per ultima era a Brescia, poi è stato a Piacenza, ha lottato per scudetti, ha avuto grandi campioni, prima di Piacenza è stata a Verona. Insomma, è un uomo alla quale io non devo fare più di tanto presentazioni nel mondo della pallavolo. Di Fabio oggi credo che abbia il giusto merito da parte mia e della società di dargli un ruolo superiore, di metterlo in una condizione in cui lui rappresenterà una carica, a parte sarà il nuovo vicepresidente, ma soprattutto sarà il nostro coordinatore generale, il nostro direttore generale, che sarà la figura che Emma Villas ha bisogno e non ha mai avuto in questi anni, e sarà la figura che rappresenterà l'azienda e coordinerà e gestirà questi rapporti che vanno dalla parte commerciale con Vittorio Angelaccio e dalla parte tecnico-sportiva, che è quella lì appunto di Gabriele Cottarelli. La parte tecnica deve avere un senso collegato a quello che è tutta la struttura della società e quindi della parte finanziaria. Cioè non possono andare ognuno per la sua strada, devono avere un percorso parallelo, devono correre sullo stesso binario e appunto insieme poi ottimizzare questo percorso che prevede almeno 3 anni per ritornare a chi, perché no, speriamo anche a rivedere la Superlega Siena. Passata la stagione la nostra squadra a un certo punto ha avuto uno scatto, diciamo così, avanti, e credo uno dei fattori che ha determinato questo scatto è stato l'innesto di Simone Parodi, perché Simone Parodi inutile dire, inutile fare, no, io l'ho definito il Ibrahimovic della Emma Villas. L'innesto a tempo pieno, diciamo così, di Simone Parodi ha determinato nel gruppo e soprattutto in campo delle sicurezze e delle certezze che grazie alla sua classe, al suo talento, alla sua esperienza e alla sua intelligenza, perché è una persona che ha denotato delle capacità emotive e sportive e intellettive non comuni, ha permesso sicuramente di insieme ai ragazzi, naturalmente questo non significa che gli altri non hanno fatto nulla, ci mancherebbe, però sono quelle figure che in una squadra secondo me ci stanno sempre bene. Simone non è un giocatore che è scartato nel progetto futuro, va visto, insomma ora siamo agli albori di questa costruzione della squadra, di sicuro dovremo prendere 3-4 pezzi di alto livello per dare una stabilità, una sicurezza e anche un po' d'appeal ai nostri sponsor, ai nostri imprenditori, soprattutto ai nostri tifosi che dopo 2 anni abbastanza faticosi hanno diritto e meritano una squadra che sia veramente un po' più elettrizzante, almeno nella fase anche già nella fase iniziale, perché noi abbiamo la caratteristica che si comincia i campionati che si parte sempre siamo come nei Gran Premi, quelli che partono con la seconda marcia invece che con la prima, e poi piano piano si recupera. È un po' la nostra caratteristica, siamo un diesel, diciamo così, ecco, questa è la caratteristica del Maillas. Ecco, questi sono stati i punti cardine toccati proprio dal presidente Bisogno, che poi sono stati ripresi e anche un po' approfonditi, soprattutto sul fronte mercato e sul fronte roster, dal direttore sportivo Gabriele Cottarelli, che proprio ieri si è presentato a noi giornalisti e a Siena per la prima volta, parlando sia della riconferma di coach Paolo Montagnani, ma anche di qualche pedina sul futuro roster, di qualche possibile riconferma prima e fra tutti di Andrea Rossi, il centrale Andrea Rossi, e dello schiacciatore Simone Parodi, apprezzati particolarmente sia per quello che hanno fatto in questa stagione ma anche per il loro valore umano e agonistico di squadra, ma anche della questione stranieri che insomma è chiaramente importante, ci sarà sicuramente uno straniero di alto livello e
una slot, lo slot invece dell'altro straniero verrà lasciato per il prosieguo del campionato. Sentiamo le sue parole. Prima cosa da fare sicuramente è cercare di fare una squadra il più competitiva che sia possibile. Il lavoro non è facile perché quest'anno ci sarà una 2 molto combattiva anche con l'evento che diciamo Vibo è retrocessa in A2 e vuole subito una promozione per ritornare in Superlega, ci sarà da combattere e combatteremo. Per quanto riguarda l'allenatore, niente, lo conosco l'allenatore. Non ho mai lavorato con lui, però so che è bravo a fare il suo mestiere, questa è la cosa più importante. E dopo, con andare avanti del tempo, vedremo come affinare le cose. In particolare, Parodi non ha bisogno di presentazioni perché l'ho avuto io sia a Verona sia a Piacenza, dunque conosco l'importanza del giocatore, ma soprattutto l'importanza della persona. Stiamo valutando tutti assieme in questi giorni. Devo dire che anche Parodi è nei nostri pensieri, vedremo. Formando la squadra per fare una squadra che sia equilibrata, se avremo bisogno di Parodi, sentiremo e parleremo con lui e vedere anche perché insomma Parodi è un giocatore ancora di buon livello e anche lui giustamente deve avere una posizione di primo piano nella squadra dove andrà a giocare. Abbiamo parlato di Parodi, uno degli elementi che ha convinto di più, ma come dicevo prima, ogni giocatore deve entrare in una squadra e fare una squadra ci deve essere un equilibrio tra i vari giocatori, sia dal punto di vista umano, ma soprattutto dal punto di vista tecnico. E ecco perché fare una squadra non è proprio tanto facile. E questo è quello che cerchiamo di fare pianino pianino. Io ho seguito l'anno scorso poco per quello che ho potuto seguire il campionato. Un giocatore che mi è rimasto impresso per la sua esperienza e per come si approccia e per com'è, almeno visto dall'esterno, è il centrale Rossi. E da lì stiamo ripartendo e vedendo cosa fare e come fare il meglio. Ma io non è che voglio cambiare la società, per carità. Io voglio che il reparto sportivo vada in una certa maniera, che vedrete durante l'anno. Se ci riuscirò, ma questo è il mio compito, devo riuscirci per forza, come fare? Deve essere un gruppo unito, non deve essere un gruppo di amici, perché gli amici vanno a mangiare assieme, ma deve essere una squadra e questo è importante. E da quest'anno si possono avere due stranieri, un comunitario e un extracomunitario. Sicuramente stiamo parlando per qualche ruolo su qualche straniero. La nostra intenzione sarebbe quella di avere più italiani possibili anche per tenerci un posto, specialmente come extracomunitario, se è possibile, durante il campionato, perché possono succedere tante cose, sia belle che brutte, e quindi avere la possibilità di rinforzare o di sostituire qualcuno che non è andato, che ha avuto un infortunio e tutto quanto. Adesso stiamo lavorando soprattutto su uno straniero e su un gruppo di italiani. I progetti di Emavillas, come conoscete benissimo più di me il Presidente, sono molto ambiziosi. Le parole che abbiamo fatto con il Presidente non sono state molte, ma sono state poche e chiare. Ha detto che lui vuole che l'Emavillas faccia un salto di qualità dal punto di vista, diciamo, tra virgolette, anche se la parola non mi piace molto, dal punto di vista aziendale, nel senso che ogni reparto deve avere un suo responsabile che deve essere responsabile in toto di quello che stiamo facendo. Ecco perché è stato preso una persona per quanto riguarda il commerciale e io per quanto riguarda l'ambito sportivo. Sia io che il commerciale, giustamente dobbiamo parlare, metterci in contatto, metterci d'accordo e trattare con McKinney, che è stato indicato dal presidente come vicepresidente della società, e gli occhi, le orecchie e la faccia della società. Ecco, queste sono di fatto le basi della nuova Emavillas 2.0 che, come detto, proprio dai protagonisti stessi, sia dal presidente Bisogno ma anche dal DS Cottarelli, quest'anno insomma,
gli obiettivi saranno importanti e ambiziosi. E all'interno, insomma, c'è stata questa rivoluzione di tipo aziendale, come ha detto lo stesso Cottarelli, che insomma guarda un po' più a lungo termine. E, sul fronte squadra, sì, come lo ha ripetuto il direttore sportivo, ci sarà uno straniero di alto livello già dall'inizio della stagione in un ruolo cardine, un ruolo fondamentale, quindi si pensa a uno schiacciatore oppure ad un opposto, però se poi si vedrà la seconda slot, l'altra slot invece verrà riservata in futuro, se anche in fase dei playoff, insomma, come un po' abbiamo visto negli altri anni ha fatto l'Emma Villas, e poi si starebbe lavorando, come molti sperano, nella riconferma, appunto, come ho detto prima, di Andrea Rossi e di Simone Parodi. Queste, diciamo, sono le linee della nuova Emma Villas, di questa nuova Emma Villas 2.0, che chiaramente continueremo a seguire quotidianamente, sia sulla nostra testata online di RadioSienaTV.it, sia sul nostro notiziario di TG90. Adesso però cambierei un po' argomento, perché lanciamo un po' uno speciale. Lo avevamo detto già nella scorsa puntata di Sottorete: la nazionale femminile di volley arriva a Siena, per la prima volta a Siena, venerdì 20, lunedì 23 maggio. Le ragazze guidate da Davide Mazzanti arrivano a Siena, campionesse d'Europa, ricordiamo agli scorsi europei del 2021, e scenderanno in campo contro la Croazia e la Bulgaria in vista del campionato VNL di giugno, ma soprattutto del mondiale del 2022 a settembre, si svolgerà a settembre. Ci saranno queste due amichevoli proprio alla palestra alle ore 20:30. Ricordo che i biglietti sono già in vendita tramite i rivenditori ShouTickets o proprio sul portale ShouTickets.com. Basta andare sulla finestra dedicata ai due test match della nazionale, scegliere quale gara e poi acquistare il biglietto, perché sicuramente sarà uno spettacolo incredibile. Vediamo adesso questo speciale di cui, insomma, vi ho parlato poco fa, realizzato proprio a termine della conferenza stampa di presentazione di questo doppio incontro, proprio a Palazzo Pubblico lunedì scorso. Abbiamo questi due impegni e la VNL inizia subito a fine maggio, quindi abbiamo un mesetto per riuscire a prepararci al meglio, e poi l'appuntamento più importante sarà quello di settembre con il Mondiale. Ma sicuramente con emozione, perché è dal 2019 che non facciamo una partita davanti al nostro pubblico. L'ultima partita è stata Catania alla qualificazione olimpica, e quindi sarà una prima emozione il fatto di tornare a giocare davanti al pubblico di casa, e anche se eravamo abituati a ben altro pubblico, tipo quello di Belgrado. Però credo che sarà bello tornare a giocare in casa, e poi sono curioso di vedere il nostro livello di competitività, perché giochiamo tra poco e abbiamo messo in campo un po' di cose nuove, e non vedo l'ora di vederle in campo. Credo che la cosa più grande arrivi adesso, perché è un po' nel nostro DNA, il fatto di saper reagire nelle difficoltà, l'abbiamo sempre fatto in questi anni. E adesso invece, dopo anche l'affermazione dell'Europeo, la cosa che ci viene chiesta è quella di confermarci a questo livello, e stiamo lavorando proprio per questo, per riuscire ad andarci a prendere subito quello che vogliamo, senza dover reagire alle difficoltà. Questo non vuol dire che non andremo in difficoltà, ma forse dobbiamo porci in modo diverso. I tried so hard and got so far, but in the end
yet it doesn't even matter. I had it all to lose it all. In the end, it doesn't even È stato un anno molto lungo e faticoso questo del campionato e si riparte subito perché non c'è proprio tempo di staccare, però siamo molto contenti di ritrovarci perché è un gruppo fantastico con tanti obiettivi davanti, quindi siamo contenti di ritrovarci, di iniziare questo lavoro per questi impegni di quest'estate e sappiamo che sarà un'estate lunga, quindi bisogna gestirci bene e recuperare bene in questo periodo per prepararci al meglio per la VNL. Con tutte le difficoltà che sappiamo che ci potranno essere, perché arriviamo appunto da un campionato che è stato faticoso, quindi dobbiamo saperci gestire e arrivare poi al meglio a preparare la fine di questa stagione. Beh, si ricomincia e l'emozione è tanta, devo dire. Sono due amichevoli che devono servirci per iniziare a ingranare, per iniziare a ritrovare gli automatismi e provare a trovare le intese, che comunque arriviamo dopo un anno che da diversi club, quindi bisogna sempre ritrovarsi e quindi questa è un'occasione d'oro per sfruttare queste amichevoli. Poi ancora sono ancora più felice di farle qui a Siena perché sono di casa ormai e quindi siamo molto contenti. Vestire la maglia azzurra è sempre un'emozione e penso che finalmente tornare a giocare davanti al nostro pubblico, davanti ai nostri connazionali sia, diciamo, il massimo proprio e siamo molto contenti. In questo mese ci stiamo preparando in vista della VNL e penso che queste partite, questi test match ci possano dare la possibilità di iniziare il nostro percorso molto lungo di quest'estate azzurra e sicuramente aspettiamo tantissime persone per avere questo il loro appoggio durante queste partite. Io penso che per affrontare i lunghi periodi estivi con la nazionale italiana bisogna pensare a passo dopo passo, perché appunto come dicevo l'estate è lunga, le energie dobbiamo cercare di impiegarle nel migliore dei modi e quindi noi ogni giorno cerchiamo di dare il massimo e sicuramente ora pensiamo a queste partite perché penso siano molto importanti, perché sono i primi momenti in cui possiamo provare e cercare di trovare le giuste sintonie e armonie e in vista appunto dei prossimi appuntamenti che appunto caratterizzano la nostra estate. Dopo due anni di pandemia la ripartenza è stata durissima, ho avuto le società che hanno collaborato e hanno fatto l'impossibile per ripartire e mantenere ciò che c'era già nel 2018, è stato un impegno mostruoso. Devo ringraziare anche le famiglie per questo, perché si sono esposte in prima persona e arrivare ora a maggio, avere la nazionale, è una soddisfazione immensa. Mi aspetto un ritorno di pubblico, aspetto che Siena risponda, aspetto che Siena come sempre risponda a queste manifestazioni, aspetto un palazzetto pieno di gioia, aspetto tanti ragazzi. E aspetto che questo sia un trampolino di lancio per la nazionale. È un buon test match, le due test match importanti e auguro alle ragazze nazionali il meglio per tutta l'annata sportiva che poi sfocerà nel mondiale a settembre-ottobre. E con questo doppio appuntamento veramente
da seguire sia per tutti gli amanti del volley, ma non solo, anche proprio per gli amanti dello sport in generale. Vi saluto, questa è l'ultima puntata di Sottorete per questa stagione, ci rivedremo sicuramente il prossimo anno sportivo, sicuramente anche con tante soddisfazioni nel mondo del volley, nel mondo dell'Emma Villas. Voglio quindi rapidamente fare un ringraziamento generale, prima fra tutti ai nostri editori che hanno dato la possibilità di essere qui e parlare di volley. Un ringraziamento a Emma Villas Subessena, che è la protagonista del volley senese di altissimo livello. Un ringraziamento a tutti i nostri ospiti, i miei ospiti che mi hanno accompagnato in questa lunga stagione, in questa difficile stagione. Un ringraziamento ai miei compagni di avventura, e cioè ai tecnici, da Renato Tascio a Tommaso Bruni, a Mattia De Santis, a Samu Piras, a Maria Giulia Corsi, insomma veramente tutti, che senza di loro sarebbe impossibile fare tutto ciò, e soprattutto a voi per averci seguito ogni settimana, ogni puntata in questa stagione, ripeto, veramente complicata ma altrettanto bella. Non mi resta altro che salutarvi, un saluto da Lorenzo Agnelli, e chiaramente ci vediamo il prossimo anno. Questo programma è realizzato in collaborazione con Emma Villas, ville e casali in affitto in Italia.